Beat di Milano, laddove ogni anno il turismo abruzzese prova a conquistare un'altra fetta di mercato e quest'anno sembra che si possa fare un buon balzo in avanti. Come si presenta l'Abruzzo? Ma l'Abruzzo quest'anno torna alla Beat in maniera prepotente, dopo l'anno scorso che è stato l'anno di ripartenza ci presentiamo con uno stand di circa 370 metri quadrati con 34 operatori che presenteranno tutta l'offerta turistica abruzzese, quindi parliamo del mare, della montagna, del turismo esperienziale, dei cammini, dei parchi, insomma sarà presente tutto lo spaccato del turismo abruzzese. Dicevo, c'è un grande interesse rispetto agli altri anni alla partecipazione, quest'anno abbiamo fatto una prestazione di interesse che ha visto tantissimi operatori interessati, ci saranno ben 15 momenti di approfondimento, convegni, momenti di approfondimento su ogni tematica che riguarda il turismo abruzzese e inoltre ci sarà anche la presentazione con la presenza della coppa ufficiale che sarà consegnata al vincitore del Giro d'Italia, della prima tappa del Giro d'Italia che, come tutti sapete, quest'anno partirà dall'Abruzzo e avremo ben tre arrivi dedicati all'Abruzzo. E ci sono proposte davvero innovative, diciamo spiazzanti per chi non ci ha pensato, guai a lui. Viene per esempio dalla Camera di Commercio Gran Sasso, insomma dall'Aquilano. E come Camera di Commercio del Gran Sasso, quindi sull'area Teramo-L'Aquila, abbiamo voluto dare una spinta in più ai nostri territori proprio per captare dei flussi turistici balneari, montani o anche appunto culturali in senso ampio, sportivi, perché no? E quindi abbiamo voluto dare anche un incentivo a tutti gli operatori che appunto organizzano gruppi minimo 25 persone, sulla seconda notte c'è un abbattimento del costo di 30 euro per persona. Questo a mio parere permetterà comunque di rendere più competitiva la nostra offerta, diciamo facciamo il contrario della tassa di soggiorno, noi li spingiamo a venire perché il nostro territorio merita da un punto di vista di prodotto, già lo sappiamo. Però abbiamo voluto dare un piccolo aiuto anche economico al settore e quindi tutti gli operatori lo possono far presente ai gruppi per abbattimento dei costi.